Coach Luca Beghi della Stella Azzurra Roma ci racconta il secondo successo consecutivo della squadra. Sì, è stata una partita vibrante, come è normale che sia, queste partite salvezza. C'è stato anche un discreto apporto di pubblico da parte di Rieti, quindi questo ha scaldato l'ambiente, quindi fa piacere giocare quando c'è un po' di pubblico. Speriamo che piano piano qualche affezionato, qualche romano si avvicini alla stella. Noi vogliamo e abbiamo sempre detto che vogliamo giocare con carattere e energia. Questa è emersa oggi perché dopo 2 minuti, dopo 2 su 2 da 3 punti, il nostro americano si è fatto male e non è più entrato. Questa è stata una botta, ma come dico sempre ai ragazzi, la cosa che conta non è quello che subisci, ma come reagisci. E siamo stati bravi a farlo. Abbiamo preso un vantaggio importante con una buona difesa, abbiamo sofferto un po' il recupero di Rieti, perché Rieti ha alzato la pressione difensiva. Siamo stati bravi nel secondo tempo a contenere il ritorno. La partita è andata di Rieti, è andata un po' a strappi. Nel momento in cui sembrava che avessimo dato la zampata finale, c'è stato un riavvicinamento a meno uno, e lì è venuto fuori il talento, la classe di Lullo, che ha fatto un canestro importantissimo che li ha rimandati a meno 4. E dopo siamo stati bravi e lucidi nel finale, e anche questo è un passo avanti che denota la squadra che sta crescendo, mentre avevamo sofferto in altre volte, altre partite. Questa volta siamo stati bravi a mettere anche fra noi e Rieti una differenza di 10 punti, che è importante, considerevole in vista della seconda fase. Direi che oggi una partita che abbiamo vinto a rimbalzo, una partita che abbiamo vinto sotto le plance, al di là dei numeri che abbiamo preso più rimbalzi di loro, ma siamo stati bravi perché abbiamo messo il corpo, perché abbiamo fatto chiusure difensive importanti, soprattutto nei momenti finali della partita. Quindi direi che oggi più che mai si può dire che i ragazzi hanno meritato la vittoria. Giovanni Agnolo di Senza Filtri Sport, come diceva lei, partita bella che siete stati bravi a vincere, anche perché appunto avevate avuto un distacco notevole, siete fatti rientrare in un'esperienza. Come esperienza è stata la chiave? Perché Jacopo Giacchetti, nonostante l'abbia tirato benissimo 3 su 13 dal tiro, è stato 3 su 13 liberi, ed è stato capace di riuscire a guidare la squadra in momento di difficoltà, mi sembra proprio il fulcro capace di spingere la squadra in momento di difficoltà. Quanto conta questa esperienza avuta in queste partite così chiave? È importante, Giachetti è qui per questo, quindi noi sappiamo che ci possiamo rivolgere a lui nei momenti importanti, che lui non sbaglia. 13 su 13 ai liberi, è un numero che lui spesso ha fatto in carriera. Chi è tifoso di basket romano se lo ricorda, ma non è soltanto Giachetti. Io credo che oggi sia più che mai una vittoria di squadra, perché tutti hanno dato il loro mattone, tutti hanno dato i loro contributi, il loro contributo, ripeto. Non era facile dopo che parti dopo 2 minuti, soprattutto con un americano che fa 2 bombe, 2 canestri, quindi 6 punti in 2 minuti, rimettersi a posto. Però, come ho detto ai ragazzi, magari più giovani, negli spogliatoi, e poi sarà anche per il prosieguo, la sfortuna di uno spesso è l'opportunità, purtroppo, ma ben venga per un altro. Quindi hanno giocato gli altri ragazzi, ha giocato Pugliatti, ha giocato Visentin, ha giocato Innocenti, ha giocato Salvioni, e tutti questi ragazzi della Stella che hanno il marchio tatuato sulla pelle sono stati bravi. E per finire, permettetemi una citazione a quelli che fanno magari il lavoro sporco: Ferrara, Chimenti e Nicoli, soprattutto il capitano, che oggi ha veramente giocato da capitano.